Mi ero ripromessa di non fare più video in cui rispondevo agli insulti. Tra l'altro, volevo rimandare questo video a domani mattina, però in realtà proprio non resistevo, infatti sono anche in pigiama, ma quando è troppo, è troppo. Vado su YouTube e mi rendo conto di essere stata sommersa da insulti per una pseudo classifica mia che ho fatto di Sanremo. Perché ho nella mia classifica personale inserito Geolier all'ultimo posto. Ci tengo a precisare giusto due cose. Io amo Napoli, amo i napoletani, infatti vedete che io faccio milioni di video napoletani. Diversamente non mi piace la musica napoletana. Questo non significa che non piacendomi Geolier e avendolo messo all'ultimo posto, allora io disprezzi Napoli, eccetera, eccetera, come è stato scritto. Gli insulti che mi sono arrivati sono veramente orrendi, non ve li dico perché sono veramente innumerevoli e anche molto pesanti, ma se io vi dicessi che amo la musica rock, la musica metal, e voi mi direste a me non piace, sicuramente io non comincerei a insultarvi per dei gusti musicali diversi, cioè siamo arrivati veramente alla follia se io sto giustificando una cosa del genere, però... Davvero, avete questa volta molto esagerato, quindi vorrei soltanto dire una cosa a tutti quelli che hanno insultato. Se state guardando questo video, ricordatevi che quando insultate una persona ci sono delle conseguenze che potreste ricevere. Io giustamente ve lo dico perché è così nel mondo del social è in questo modo. Altra cosa, quello che hanno fatto a Geolier non lo condivido assolutamente, quindi fischi, non condivido assolutamente la gente che si è alzata e se n'è andata, perché questo è assolutamente irrispettoso. È un artista, è un cantante, in quanto tale deve essere rispettato. Può piacere la musica, come dicevo prima, può non piacere, questo non significa dover assumere quell'atteggiamento. Quindi questa è una cosa che io assolutamente condanno e sono d'accordissimo su quanto è stato detto, quindi che è stata una cosa assolutamente ingiusta. Sono veramente molto nervosa perché veramente reputo che sia da persone immature, non so il tipo di gente che mi ha insultato, che tipo di, in che range di età viaggi, suppongo molto piccolo, ma ecco, insultare una persona soltanto per dei gusti musicali differenti la vedo una cosa veramente allucinante. E questo purtroppo è il lato brutto dei social. Lato molto brutto perché veramente si è scatenata un'assurda polemica. Fai schifo, mi sono arrivati degli insulti veramente molto pesanti che fai schifo non è niente di che. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che invece hanno commentato dicendo io apprezzo molto Geolier, però per carità sono gusti, che era la risposta, dico che secondo me andava data. Il mondo è bello perché è vario e i gusti appunto variano da persona a persona. Quando poi viene generalizzato il concetto che i fan di Geolier in effetti sono molto, fatemi passare il termine, aggressivi, non lo credevo possibile, ma in realtà oggi mi sento di dire che è quello che è successo nel mio video, che era semplicemente una classifica personale. Quindi imparate a confrontarvi senza insultare necessariamente la gente. Baci e abbracci! Pronto? Signora, venga subito in ospedale, suo marito non sta bene, è stato colpito da un fulmine. Un fulmine? Ma ora sta piovendo! Sì, piove! Oh, ma non ne vanno fuori! Ma poi la cosa brutta è che è stato tutto così all'improvviso, te lo giuro, ieri c'era, oggi non c'è più. Lo so, succede così, povera cosa, ma chi ha perso il suo... Il mio peso forma. Mi raccomando, fateli bene i cazzi miei, che poi ti interrogo.